Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag dedicato all'estate, infatti anche il mio abbigliamento è tipicamente estivo. Io ho visto questo tag sul canale di Lorenzo Barbantini e è stato lui a ideare questo tag, quindi vi lascio il link al suo canale in info box. Comincio subito, anche se le domande non sono tantissime, ma non mi voglio perdere in chiacchiere, voglio subito arrivare al punto. Prima domanda, ami l'estate? Sì, io amo l'estate, tanto perché ci sono le vacanze, poi perché comunque a me piace il caldo, io detesto il freddo con tutta me stessa, quindi mi piace la stagione calda, mi piace il fatto che le giornate siano più lunghe, mi piace il fatto che comunque si può uscire di più, si possono fare più gite, più giri, insomma, in generale mi piace l'estate. Seconda domanda. Di una cosa bella dell'estate, beh, più o meno diciamo che ho già risposto con la prima domanda, comunque mi piace il fatto che sia caldo, le vacanze, il gelato è veramente una cosa fantastica dell'estate, mi piace il fatto che ci sia più luce, quindi le giornate più lunghe e una serie di cose tutte collegate al fatto che si può tranquillamente andare in giro e si possono fare un sacco di cose. Domanda numero 3, che cosa odi dell'estate? Le zanzare. L'unica cosa dell'estate che io veramente odio sono le zanzare, perché quando comunque arriva l'estate, casa mia si riempie di zanzare. Io le detesto con tutta me stessa. Quarta domanda, sei già andata al mare? Sì, sono già andata al mare, sono anche già andata in vacanza, perché io faccio sempre le vacanze a giugno, quindi le ho già fatte, e però non escludo comunque di fare altre mini vacanze o di andare di nuovo al mare perché io comunque abito in una città di mare, quindi diciamo che più o meno ci posso andare un pochino quando voglio. Domanda numero 5, colore dell'estate. Io in realtà all'estate associo più di un colore, innanzitutto il giallo e l'arancio perché mi ricordano il sole, l'azzurro perché mi ricorda il mare e il rosa perché mi ricorda il gelato alla fragola, quindi io associo di solito all'estate questi tre colori. Poi, sesta domanda, lidi o spiaggia libera? Io preferisco la spiaggia libera perché di solito nel lido, comunque nei bagni, negli stabilimenti, è necessario sempre spendere un sacco di soldi perché molto spesso fanno pagare l'ingresso, poi fanno pagare il lettino, poi fanno pagare l'ombrellone. Quindi io preferisco la spiaggia libera, però mi piacciono le spiagge libere che siano almeno un minimo attrezzate, quindi almeno trovare da qualche parte nelle vicinanze i servizi igienici o comunque un bar che mi venda magari un gelato, insomma, quindi non proprio sperduta in mezzo al nulla, ma un minimo di attrezzatura mi piace che ci sia. Poi, settima domanda, ascolti i tormentoni dell'estate? Se sono canzoni che mi piacciono, magari sì. Se invece la canzone non mi piace, io non l'ascolto. Anche se va di moda e piace a tutti, io proprio se a me non piace non riesco ad ascoltarla. Quindi diciamo che li ascolto, ma solo se sono canzoni che comunque mi piacciono e che apprezzo. Dove vai quest'estate? Dunque, io quest'estate sono già andata in vacanza, sono andata in Croazia, anzi, se non avete visto tutti i video che ho fatto dedicati alla Croazia, vi invito ad andare a vederli, vi lascio nelle schede, i link. Però penso che a settembre andrò a fare anche un'altra vacanza, perché noi di solito facciamo giugno e settembre, e però non so ancora dove, perché stiamo ancora valutando, quindi non so. Nona domanda, che è anche l'ultima, perennemente sott'acqua o sulla spiaggia a prendere il sole? Nessuna delle due, per un semplice fatto. Primo, che non so nuotare, quindi sott'acqua io non ci vado, ma neanche a prendere il sole sulla spiaggia, non per troppo tempo, perché ho un'intolleranza solare, quindi io non posso stare sotto il sole più di tanto. Quindi io al mare ci vado, però se ci sto un pochino di più, sto perennemente sotto l'ombrellone perché non mi voglio bruciare, non voglio soffrire, ma voglio stare bene e divertirmi se sono al mare e quindi senza sofferenza, quindi sto sotto l'ombrellone. Però se comunque vado al mare, magari per un'ora o due, posso anche stare sotto il sole, ma non vado in acqua, io non faccio il bagno perché sono freddolosa, l'acqua la sento fredda, poi comunque non so nuotare, quindi potrei arrivare al massimo fino qua, ma poi più di tanto non posso fare. E quindi diciamo che sono più una persona da spiaggia che da acqua, ma da spiaggia per un tempo limitato. Quindi il mare mi piace, la spiaggia mi piace, ma devo comunque prendere delle precauzioni che sono la crema solare e l'ombrellone.
Questa era l'ultima domanda. Io taggo tutti coloro che amano l'estate, che vogliono fare questo tag. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi mando un bacio enorme.